O voi che avete gli intelletti sani, mirate la dottrina che s'asconde sotto l'ovelame dei versi strani. Con queste parole Dante indica in modo esplicito che nella sua opera vi è un significato nascosto, dottrinale, del quale il senso esteriore e apparente è soltanto un velo e che va cercato da chi è capace di penetrarlo. Altrove, il poeta si spinge ancora più in là, dichiarando che tutte le scritture, non soltanto quelle sacre, si possono comprendere e devono essere interpretate secondo quattro significati principali. È dunque fuori di ogni dubbio che la Divina Commedia, nel suo insieme, possa essere interpretata in più di un senso. Le difficoltà hanno inizio quando si tratta di determinare quali siano questi diversi significati, soprattutto per quanto riguarda i più elevati o i più profondi. In generale, essi concordano nel riconoscere sotto il senso letterale del racconto poetico un significato filosofico-teologico ed un senso politico-sociale, ma includendo il senso letterale i significati sono ancora soltanto tre. E Dante ci avverte di cercarne quattro. Qual è dunque il quarto? Secondo noi, questo può essere solo un senso propriamente iniziatico, di essenza metafisica, che mostra un carattere esoterico. Il Museo di Vienna custodisce due medaglie. Una raffigura Dante, l'altra il pittore Pietro da Pisa. Sul retro di entrambe sono incise le lettere FSKIPFT, cioè Fidei Sancte Cados Imperialis Principatus Frater Templarius. La società della fede santa, della quale Dante fu probabilmente uno dei vertici, era un ordine terziario, di affiliazione templare, e questo giustifica l'appellativo di Frater Templarius, e i suoi dignitari portavano il titolo di Kadosh, parola ebraica che significa santo o consacrato, e che si è conservata fino ai giorni nostri negli alti gradi della massoneria. Non è dunque senza motivo che Dante prende come guida per la fine del suo viaggio celeste in paradiso San Bernardo, che aveva stabilito la regola dell'ordine dei Templari. Quanto all'Imperialis Principatus, non ci si deve limitare a considerare il ruolo politico di Dante favorevole al potere imperiale, ma bisogna anche osservare che il Sacro Impero ha un significato simbolico e che ancora oggi nella massoneria scozzese i membri dei Consigli Supremi sono qualificati come dignitari del Sacro Impero, mentre il titolo di principe compare nelle designazioni di numerosi gradi. E ancora, i capi di svariate organizzazioni di origine rosacrociana, a partire dal XVI secolo, hanno portato il titolo di imperator. Vi è motivo di pensare che la fede santa, ai tempi di Dante, presentasse alcune analogie con quella che più tardi fu la confraternita dei Rosa Croce. Troveremo molte altre somiglianze di questo genere. Uno dei punti essenziali è il significato delle diverse regioni simboliche descritte da Dante, in particolare i cieli. Infatti, i cieli sono delle gerarchie spirituali, cioè dei gradi di iniziazione. Dante stesso ci ha lasciato un'importante indicazione. A vedere quello che lo terzo cielo si intende, dico che per lo ciel io intendo la scienza e per i cieli le scienze. Ma quali sono esattamente queste scienze che occorre intendere con la designazione simbolica di cieli? Dobbiamo forse scorgere in essi un'allusione alle sette arti liberali, delle quali Dante, come tutti i suoi contemporanei, fa soavemente menzione? Così, alle sette sfere planetarie, che costituiscono i primi sette dei nove cieli di Dante, corrispondevano rispettivamente le sette arti liberali, quelle il cui nome figura sui sette gradini della parte sinistra della scala dei Kadosh, trentesimo grado della massoneria scozzese. Dante fa per l'elemento corrispondente della parte destra la fede, ossia la misteriosa fede santa della quale lui stesso era Kadosh. Ma come è possibile che delle corrispondenze di tal sorta, che indicano veri e propri gradi iniziatici, siano state attribuite alle arti liberali che venivano insegnate pubblicamente e ufficialmente in tutte le scuole?
Noi pensiamo che dovessero esistere due modi di considerarle, uno esoterico e l'altro esoterico. Ad ogni scienza profana può sovrapporsi una seconda scienza che in apparenza si riferisce allo stesso oggetto ma in realtà lo prende in considerazione da un punto di vista più profondo. Ossia, le scienze esteriori offrono un modo di esprimere la verità superiore, poiché esse stesse sono soltanto simbolo di qualcosa che appartiene a un altro ordine. Dunque, ogni arte e ogni scienza può, mediante un'opportuna trasposizione, assumere un valore esoterico autentico. L'inferno rappresenta il mondo profano, il purgatorio comporta le prove iniziatiche e il cielo è la residenza dei perfetti, nei quali si trovano riuniti e portati al loro acme l'intelligenza e l'amore. Il giro celeste, descritto da Dante, inizia con gli alti serafini, che sono i principi celesti, e finisce con gli ultimi ranghi del cielo. Si dà il caso che alcuni dignitari inferiori della massoneria scozzese, che sostiene di risalire ai templari, si attribuiscono lo stesso titolo di principi, principi di Merci, che la loro assemblea o capitolo si chiama Terzo Cielo, che abbiano come un simbolo un palladio o una statua della verità, vestita come Beatrice, dei tre colori verdi, bianco e rosso, che il loro venerabile, dal titolo di principe eccellentissimo, con in mano una freccia e sul torace un cuore iscritto in un triangolo, sia una personificazione dell'amore. Infine, che il misterioso numero 9, che era intanto amico di Beatrice, che bisogna chiamare amore, dice Dante nella Vita Nova, sia del pari attribuito a quel venerabile, circondato da 9 colonne, da 9 candelabri, a 9 braccia e a 9 luci, dell'età di 81 anni, multiplo o più esattamente quadrato di 9. Il grado di principe di Merci è il 26° del rito scozzese. Questo grado, molto complesso, prende il nome di scozzese trinitario. In effetti, in questa allegoria, tutto offre l'emblema della Trinità. Il fondo a 3 colori, verde, bianco, rosso, la figura della verità, in basso, infine, questo indizio della grande opera della natura, alle cui fasi alludono i 3 colori, degli elementi costitutivi dei metalli, zolfo, mercurio e sale, della loro fusione, solve et coagula, in una parola, della scienza della chimica minerale, o meglio, dell'alchimia, del quale Ermete fu il fondatore presso gli Egizi e che tanta potenza ed estensione diede alla medicina. Vi sono numerosi gradi dello scozzesismo in cui possiamo rivelare una perfetta analogia con i 9 cieli percorsi da Dante insieme a Beatrice. Ecco le corrispondenze indicate per i cieli dei 7 pianeti. Alla Luna corrispondono i profani, a Mercurio i cavalieri del Sole, 28° grado, a Venere il principe di Merci, 26° grado, verde, bianco e rosso, al Sole il grande architetto, 12° grado, o il Noacita, 21° grado, a Marte il grande scozzese di Sant'Andrea, o patriarca delle crociate, 29° grado, rosso con croce bianca, a Giove il cavaliere dell'Aquila, bianca e nera, o Kadosh, 30° grado, a Saturno la scala d'oro degli stessi Kadosh. Tuttavia, alcune corrispondenze ci sembrano dubbie, in particolare che i profani risiedano nel primo cielo, quando il luogo che gli addice non può che essere nelle tenebre esteriori. Molto meno discutibile è invece l'identificazione delle figure simboliche viste da Dante, la croce nel cielo di Marte, l'aquila nel cielo di Giove e la scala nel cielo di Saturno. Possiamo accostare questa croce a quella che, dopo essere stata il segno distintivo degli ordini cavallereschi, funge anche da emblema in numerosi gradi massonici. Quanto agli altri due simboli, è impossibile non riconoscervi quelli dei Kadosh Templare. Allo stesso tempo, l'aquila, che l'antichità classica attribuiva a Giove, fu l'emblema dell'antico impero romano ed era rimasta come emblema del Sacro Impero.
Infine, il cielo di Giove è la dimora dei principi saggi e giusti, e il nome ebraico del pianeta Giove è Tzedek, che significa giustizia. Secondo Dante, l'ottavo cielo del paradiso, il cielo stellato o delle stelle fisse, è il cielo di Rosa Croce. Qui i perfetti sono vestiti di bianco e professano la dottrina evangelica di Lutero, ma non bisogna fare troppa confusione. È vero che i protestanti, e in particolare i luterani, hanno l'abitudine di usare il termine evangelico per designare la propria dottrina, com'è altresì noto che il sigillo di Lutero presentava una croce al centro di una rosa e che l'organizzazione Rosa Crociana, che manifestò la propria esistenza nel 1604, si dichiarava nettamente antipapista. Ma è necessario dire che la Rosa Croce degli inizi del XVI secolo era già assai esteriore rispetto all'autentica Rosa Croce delle origini, che non si costituì mai in società, nel senso stretto del termine. Quanto a Lutero, sembra essere stato solo una specie di agente subalterno, senza dubbio assai poco consapevole del ruolo che era stato chiamato a svolgere. Comunque sia, gli abiti bianchi degli eletti e dei perfetti, malgrado l'evidente richiamo a certi testi apocalittici, ci sembrano essere soprattutto un'allusione al costume dei Templari. E a questo proposito è importante il seguente passo della commedia. Qual è colui che tace e dice ervole? Mi trasse Beatrice e disse: mira, quant'ello convento delle bianche stole. La nostra interpretazione, del resto, consente di dare un senso molto preciso all'espressione milizia santa, che troviamo poco oltre, in versi che sembrano alludere alla trasformazione subita dal templarismo dopo la sua apparente distruzione, nel dare origine al rosacrocianesimo. In forma dunque di candida rosa mi si mostrava la milizia santa che nel suo sangue Cristo fece sposa. Nei canti 24 e 25 del Paradiso ritroviamo il triplice bacio del principe Rosa Croce, il pellicano, le tuniche bianche, le stesse dei vegliardi dell'Apocalisse, i bastoncini di cera lacca, le tre virtù teologali dei capitoli massonici, fede, speranza e carità, il fiore simbolico dei Rosa Croce, la rosa candida dei canti 30 e 31, adottato dalla Chiesa di Roma come figura della madre del Salvatore, la rosa mistica delle litanie, come il simbolo misterioso dell'Assemblea Generale dei Fedeli d'Amore. C'è chi fa di Dante un precursore del protestantesimo e magari perfino della rivoluzione, semplicemente perché fu avverso al papato sul terreno della politica, ma ciò significa fraintendere completamente il suo pensiero e non comprendere affatto lo spirito del suo tempo. Ma c'è un'altra cosa che ci appare difficilmente sostenibile, l'opinione che vede in Dante un cabalista, nel senso proprio del termine. Cabala è essenzialmente la tradizione ebraica e non abbiamo prove che Dante abbia subito direttamente un'influenza ebraica. Ad aver dato vita ad un'opinione del genere è soltanto il fatto che egli ha utilizzato la scienza dei numeri, ma se è vero che questa scienza è presente nella Cabala ebraica, la si rintraccia anche altrove. Ma andiamo ad analizzare meglio l'opera del sommo poeta. L'inferno ha 9 cerchi, che sono come un riflesso inverso dei 9 cieli, mentre il purgatorio ha solo 7 suddivisioni. La simmetria non è dunque esatta sotto ogni aspetto. Il suo cielo si compone di una serie di cerchi cabalistici, divisa da una croce. Al centro di questa croce fiorisce una rosa, e vediamo apparire per la prima volta, esposto in pubblico e spiegato in modo quasi categorico, il simbolo dei Rosa Croce. L'interesse particolare per la storia delle dottrine esoteriche è la constatazione che varie importanti manifestazioni di queste dottrine coincidono, all'incirca, negli stessi anni, con l'annientamento dell'ordine del Tempio. La denominazione Fraternitas Rosae Crucis appare per la prima volta nel 1374,
o anche secondo alcuni nel 1413, e la leggenda di Christian Rosenkrantz, il supposto fondatore, il cui nome e la cui vita sono puramente simbolici, forse si costituì nella sua interezza solo nel XVI secolo. Questa dottrina esoterica presenta delle caratteristiche che ci permettono di inserirla in quello che viene comunemente detto ermetismo. La storia di questa tradizione ermetica è legata in profondità a quella degli ordini cavallereschi e nel periodo di cui ci stiamo occupando era custodita da alcune organizzazioni iniziatiche quali la Fede Santa e i Fedeli d'Amore, come pure da quella massenia del Santo Graal. Una questione che sembra essere stata motivo di grande preoccupazione per la maggior parte dei commentatori di Dante riguarda le fonti cui conviene ricollegare la sua concezione della discesa agli inferi. Non c'è dubbio che, se Dante sceglie Virgilio come guida delle prime due parti del suo viaggio, la ragione principale sulla quale tutti concordano è il ricordo del sesto canto dell'Eneide. Bisogna però aggiungere che ciò è dovuto alla presenza in Virgilio non di una semplice finzione poetica, ma della prova di un sapere iniziatico incontestabile. D'altra parte, non è difficile constatare che lo stesso Virgilio, per quanto ci interessa, ebbe dei predecessori tra i greci. Ricordiamo, a questo proposito, il viaggio di Ulisse nel paese dei Cimmeri e la discesa di Orfeo negli Inferi. La verità è che ciò di cui si parla è in strettissimo rapporto con i misteri dell'antichità e che diversi racconti poetici o leggendari null'altro sono se non le traduzioni di un'unica realtà. Il ramo d'oro che Enea, condotto dalla Sibilla, si reca a cogliere per prima cosa nella foresta, la stessa selva oscura di Dante, è il ramo che portavano gli iniziati di Eleusi e rimanda alla caccia della massoneria moderna, segno di risurrezione e di immortalità. Ma c'è di più, e anche il cristianesimo ci propone un analogo simbolismo. Nella liturgia cattolica, la settimana santa che vedrà la morte di Cristo, la discesa agli inferi e poi la sua resurrezione, ben presto, seguita dalla gloriosa ascensione, si apre con la festa delle palme. Il racconto di Dante inizia esattamente il lunedì santo, come per indicare che è stata la ricerca del ramo misterioso a farlo smarrire nella selva oscura, dove incontrerà Virgilio, e il suo viaggio attraverso i mondi durerà fino alla domenica di Pasqua, cioè fino al giorno della resurrezione. Morte e discesa agli inferi da un lato, resurrezione e ascensione al cielo dall'altro, sono come due fasi inverse e complementari, facilmente rintracciabili anche nella descrizione della grande opera ermetica. Questo stesso motivo ritorna in tutte le dottrine tradizionali. Ecco dunque che nell'Islam troviamo l'episodio del viaggio notturno di Muhammad, che parimenti comprende la discesa alle regioni infernali e l'ascensione ai diversi paradisi o sfere celesti. E alcuni rendiconti di questo viaggio notturno presentano somiglianze sorprendenti con il poema dantesco, ma non solo. Troviamo corrispondenze nel libro del viaggio notturno, ma anche nelle rivelazioni della Mecca. Ecco qualche esempio. In un adattamento della leggenda musulmana, un lupo e un leone sbarrano la strada al pellegrino, così come la pantera, il leone e la lupa fanno indietreggiare Dante. È il cielo che invia Virgilio a Dante, come Gabriele a Muhammad. Ed entrambi, durante il viaggio, soddisfano la curiosità del pellegrino. L'inferno si annuncia nelle due leggende con segni identici, tumulto violento e confuso, raffiche di fuoco. L'architettura dell'inferno dantesco è ricalcata su quello dell'inferno musulmano, un gigantesco imbuto formato da una serie di piani, di gradi o gradinate circolari che scendono l'una dopo l'altra sino al fondo della terra. Ciascuna racchiude una categoria di peccatori, le cui colpe e pene si aggravano via via che si scende nei gironi più bassi. Ogni piano è suddiviso in diversi altri, occupati da svariate categorie di peccatori. Infine, entrambi gli inferni sono situati sotto la città di Gerusalemme. Per purificarsi all'uscita dell'inferno e poter ascendere al paradiso, Dante si sottopone ad una triplice abluzione,
La stessa triplice abluzione purifica le anime nella leggenda musulmana. L'architettura delle sfere celesti, attraversate durante l'ascensione, è identica nelle due leggende. Nei nove cieli sono disposte, in conformità ai loro meriti, le anime beate che, alla fine, si riuniscono nell'Empireo o sfera ultima. Come Beatrice si fa da parte davanti a San Bernardo, che guiderà Dante nelle sue ultime tappe, così Gabriele abbandona Mohammed accanto al trono di Dio, dove sarà avvolto da una ghirlanda di luce. L'apoteosi finale delle due ascensioni è la stessa. I viaggiatori, giunti infine alla presenza di Dio, descrivono Dio come una sorgente di luce intensa, circondata da nove cerchi concentrici, formate dalle file compatte di innumerevoli spiriti angelici che emanano raggi di luce. Tra le file che circondano più da vicino la sorgente divina c'è quella dei cherubini, ed ogni cerchio circonda quello immediatamente inferiore, e tutti e nove ruotano senza sosta attorno al centro divino. I gironi infernali, i cieli astronomici, i cerchi della rosa mistica, i cori angelici che circondano la sorgente di luce divina, i tre circoli simboleggianti la Trinità, il poeta fiorentino li prende parola per parola dalla rivelazione della Mecca, di Mo'ibni ibn Arabi, considerato uno dei più grandi maestri spirituali dell'Islam. Ma Dante, come ha potuto conoscere gli scritti di Arabi? Abbiamo già indicato come nel XIII secolo molti dei principali ordini iniziatici dell'Islam ebbero rapporti con gli ordini cavallereschi cristiani e secondo noi è per questo tramite che Dante è venuto alla conoscenza degli scritti di Arabi. Inoltre è risaputo che vi furono influenze islamiche alle origini del rosacrocianesimo e a queste alludono i supposti viaggi in Oriente di Christian Rosenkrantz. Ma la vera origine del rosacrocianesimo, come abbiamo già detto, sono proprio gli ordini di cavalleria e furono loro a costituire durante il Medioevo il vero legame intellettuale fra l'Oriente e l'Occidente. Ma non finisce qui. I critici occidentali moderni, che considerano il viaggio notturno di Mohammed come una leggenda più o meno poetica, sostengono che questa leggenda non è specificatamente islamica o araba, ma originaria della Persia, perché il racconto di un viaggio analogo si trova in un'opera mazdea, la Arda Viraf Namek. Addirittura c'è chi pensa che occorra risalire ancora più lontano, fino all'India, dove in effetti si incontra tanto nel brahmanesimo quanto nel buddismo una moltitudine di descrizioni simboliche dei diversi stati di esistenza nella forma di un insieme organizzato gerarchicamente di cieli e di inferni. Per il nostro discorso, queste somiglianze dimostrano l'unità dottrinale, comune a tutte le tradizioni. Non c'è da stupirsi se troviamo ovunque l'espressione delle medesime verità, ma appunto, per non stupirsi, occorre prima sapere che sono verità e non invenzioni, più o meno arbitrarie. La distinzione dei tre mondi, che costituisce il piano generale della Divina Commedia, è comune a tutte le dottrine tradizionali. Le tre fasi alle quali si riferiscono rispettivamente le tre parti dell'opera possono essere spiegate anche attraverso la teoria Indù dei tre guna, che sono le qualità, o meglio le tendenze fondamentali dalle quali procede ogni essere manifestato. A seconda che l'una o l'altra di queste tendenze predomini in loro, gli esseri si distribuiscono gerarchicamente nell'insieme dei tre mondi, cioè di tutti i gradi dell'esistenza universale. I tre guna sono sattva, la conformità, all'essenza pura dell'essere, che è identica alla luce della conoscenza, simboleggiata dalla luminosità delle sfere celesti che rappresentano gli stati superiori, raja, l'impulso che provoca l'espansione dell'essere in uno stato determinato, qual è lo stato umano, o se si vuole, il dispiegamento di quell'essere a un certo livello dell'esistenza. Infine, tamas, l'oscurità, assimilata dall'ignoranza, radice tenebrosa dell'essere considerato nei suoi stati inferiori. Così sattva, che ha una tendenza ascendente, si riferisce agli stati superiori e luminosi, ossia ai cieli, e tamas, che ha una tendenza discendente, agli stati inferiori e tenebrosi, ossia agli inferi. Raja, che si potrebbe rappresentare con un'estensione in senso orizzontale, si riferisce al mondo intermedio, il mondo dell'uomo. Thank you.
vi sarebbero per Dante tre coppie di numeri aventi un valore simbolico per eccellenza. Sono 3 e 9, 7 e 22, 515 e 666. Per i primi due numeri non vi è alcuna difficoltà. Tutti sanno che la divisione generale del poema è ternaria. D'altra parte, abbiamo già ricordato che il numero 9 è il numero di Beatrice, come si vede nella Vita Nova. Questo numero 9 è del resto collegato direttamente al precedente, il 3. È il numero delle gerarchie angeliche, quindi quello dei cieli, ed è anche il numero dei gironi infernali, poiché vi è un certo rapporto di simmetria inversa tra i cieli e gli inferi. Quanto al numero 7, che troviamo in particolare nelle divisioni del Purgatorio, tutte le tradizioni sono d'accordo nel considerarlo un numero sacro, e non crediamo utile elencare qui tutte le applicazioni cui esso dà luogo. Ricorderemo soltanto, come una delle principali, la considerazione dei 7 pianeti, che serve di base ad una moltitudine di corrispondenze analogiche. Ne abbiamo visto un esempio a proposito delle 7 arti liberali. Il numero 22 è legato al 7, dal rapporto 22 a 7, che è l'espressione approssimativa del rapporto tra la circonferenza e il diametro, sicché l'insieme di questi due numeri rappresenta il cerchio, che è la figura più perfetta per Dante, e tutte le divisioni dei tre mondi hanno questa forma circolare. Inoltre, 22 riunisce i simboli dei due movimenti elementari della fisica aristotelica, il movimento locale, rappresentato da 2, e quello dell'alterazione, rappresentato da 20, come spiega Dante stesso nel Convivio. Tuttavia, questo numero non è così fondamentale come sembra, ma ci appare derivato da un altro, cioè il numero 11, di cui 22 è un multiplo. Nell'Inferno, la maggior parte delle scene complete o degli episodi nei quali si suddividono i diversi canti contiene esattamente 11 o 22 strofe, alcuni soltanto 10. Questi due numeri si trovano associati anche nelle dimensioni assegnate alle ultime bolge, le cui circonferenze rispettive sono 11 e 22 miglia. Ma 22 non è solo il multiplo di 11 che compare nel poema, c'è anche 33, che è il numero dei canti in cui si divide ciascuna delle tre parti. Soltanto l'Inferno ne ha 34, ma il primo è piuttosto un'introduzione generale, che completa il numero totale di 100 per l'insieme dell'opera. Ogni strofa ha 33 sillabe, così come gli insiemi di 11 e 22 strofe di cui si è parlato contengono rispettivamente 33 e 66 versi, e i diversi multipli di 11 che qui troviamo hanno tutti un valore simbolico particolare. La verità è che il numero 11 aveva un ruolo considerevole nel simbolismo di certe organizzazioni iniziatiche, e quanto ai suoi multipli, ricorderemo semplicemente questo. 22 è il numero delle lettere dell'alfabeto ebraico ed è nota la sua importanza nella Kabbalah. 33 è il numero degli anni della vita terrena di Cristo, che si ritrova nell'età simbolica della Rosa Croce Massonica e anche nel numero dei gradi della massoneria scozzese. 66, per gli arabi, è il valore numerico totale del nome di Allah e 99 è il numero dei principali attributi divini secondo la tradizione islamica. Al di fuori dei diversi significati che si possono attribuire a 11 e ai suoi multipli, l'uso che ne ha fatto Dante costituiva un vero e proprio segno di riconoscimento, e per noi è precisamente questa la ragione delle modifiche subite dall'Inferno dopo la sua prima versione. Alcuni studiosi hanno trovato diversi motivi che hanno determinato tali modifiche, ma per noi la vera ragione, ai nostri occhi, sono gli eventi che ebbero luogo dal 1300 al 1314, ossia la distruzione dell'ordine del Tempio e le sue varie conseguenze. Del resto Dante non poté fare a meno di citare quegli eventi, allorché, facendo predire da Ugo Capeto i crimini di Filippo il Bello, re di Francia, promotore ed esecutore della distruzione dell'ordine dei Templari, dopo aver parlato dell'oltraggio che costui fece subire nel vicario suo Cristo, prosegue in questi termini: «Veggio il nuovo Pilato, sì crudele, che ciò non sazia, ma senza decreto, portar nel Tempio le cupide vele». E, cosa sorprendente, la strofa che segue contiene in chiari termini Innekan Adonai, in ebraico vendetta o signore, de Kadosh Templari. O Signor mio, quando sarò io lieto a veder la vendetta che nascosa fa dolce l'ira tua nel tuo secreto? Sono questi, certamente, i fatti nuovi di cui Dante dovette tener conto, e ciò per motivi diversi da quelli cui si può pensare,
quando si ignori la natura dell'organizzazione alla quale egli apparteneva. Queste organizzazioni, che discendevano dall'ordine del Tempio e che certo raccolsero una parte del suo eretaggio, dovettero allora dissimularsi con maggiore cura rispetto a prima, soprattutto dopo la morte del loro capo esteriore, l'imperatore Arrigo VII di Lussemburgo, del quale Beatrice aveva indicato in anticipo a Dante la collocazione nel più alto dei cieli. Di conseguenza, per Dante, era opportuno nascondere il segno di riconoscimento al quale abbiamo accennato. Le divisioni del poema, il cui numero 11 appariva più chiaramente, dovevano essere non soppresse, ma rese meno visibili, in modo da essere scoperte solo da coloro che ne conoscessero le ragioni d'essere e il significato. Mentre operava questi cambiamenti nella prima parte del suo poema, Dante ne approfittava per introdurvi nuovi riferimenti ed altri numeri simbolici, ed ecco apparire i famosi 515 e 666 di cui è piena la trilogia. 666 versi separano la profezia di Ciacco da quella di Virgilio, 515 la profezia di Farinata da quella di Ciacco, 666 si interpongono ancora fra la profezia di Brunetto Latini e quella di Farinata, e ancora 515 fra la profezia di Nicola III e quella di Messer Brunetto. Quei numeri, 515 e 666, che vediamo alternarsi così regolarmente, si oppongono all'uno e all'altro nel simbolismo adottato da Dante. In effetti sappiamo che 666 è nell'Apocalisse il numero della bestia, invece il 515 è enunciato esplicitamente con un significato esattamente opposto al primo, nella predizione di Beatrice, un 510 e 5 messo di Dio. Il 515, a nostro avviso, tratta soltanto di uno degli aspetti dell'idea generale di Dante sull'impero. Infatti, osservando che il numero 515 si trascrive in lettere romane con D, X, V, basta cambiare l'ordine delle lettere numeriche per avere DVX, cioè la parola Dux, che si comprende senza spiegazioni, e aggiungeremo che la somma delle cifre di 515 dà ancora il numero 11. Il Dux può essere Arrigo di Lussemburgo, l'imperatore, ma anche, allo stesso titolo, qualsiasi altro capo scelto dalle medesime organizzazioni per realizzare il fine che si erano assegnate nel campo sociale e che la massoneria scozzese chiama ancora il regno del Sacro Impero. Dopo queste osservazioni, che crediamo atte a fissare alcuni punti storici importanti, arriviamo alla cosiddetta cronologia del poema di Dante. Abbiamo già ricordato che egli compie il suo viaggio attraverso i mondi durante la Settimana Santa, cioè nel momento dell'anno liturgico che corrisponde all'equinozio di primavera. Nei capitoli massonici di Rosa Croce, la commemorazione della cena è invece celebrata il Giovedì Santo, e la ripresa dei lavori avviene simbolicamente il venerdì, alle 3 del pomeriggio, ossia il giorno e l'ora della morte di Cristo. Infine, l'inizio della Settimana Santa dell'anno 1300 coincide con il plenilunio, e a questo proposito si potrebbe far notare che i Noachiti, antico ordine della massoneria universale, legato agli insegnamenti di Noè ed al tema dell'Arca della Pace, tengono le loro assemblee proprio durante il plenilunio. L'anno 1300 rappresenta per Dante la metà della sua vita e la metà dei tempi. Egli situò la sua visione a metà della vita del mondo. Il movimento dei cieli era durato 65 secoli fino a lui e doveva durarne 65 dopo di lui. E, come un abile gioco, vi fece convergere gli anniversari esatti in tre specie di anni astronomici, dei più grandi eventi della storia e in una quarta specie l'anniversario del maggiore evento della sua vita personale. Ciò che deve soprattutto catturare la nostra attenzione è la valutazione della durata totale del mondo. Noi diremo piuttosto del ciclo attuale. Due volte 65 secoli, cioè 130 secoli o 13.000 anni, dei quali 13 secoli trascorsi dall'inizio dell'era cristiana formano esattamente il decimo. Il numero 65 è del resto notevole in se stesso, la somma delle sue cifre dà ancora 11, e per di più questo numero 11 si trova composto in 6 e 5, che sono i numeri simbolici, rispettivi del macrocosmo e del microcosmo, e che Dante fa derivare dall'unità principale. Infine, traducendo 65 in lettere romane, come abbiamo fatto per 515, otteniamo LXV,
o con la stessa inversione compiuta in precedenza LVX, vale a dire la parola Lux, e questo può avere un rapporto con l'era massonica della vera luce. Ma ecco la cosa più interessante: la durata di 13.000 anni non è altro che la metà del periodo della precessione degli equinozi, valutata con un errore di soli 40 anni per eccesso, dunque inferiore a mezzo secolo, e che rappresenta di conseguenza un'approssimazione del tutto accettabile, specialmente quando la durata è espressa in secoli. In effetti, il periodo totale è di 25.920 anni, sicché la sua metà è di 12.960 anni. Questa metà del periodo equivale al grande anno dei Persiani e dei Greci, talvolta anche valutato in 12.000 anni, una cifra molto meno esatta dei 13.000 anni di Dante. Questo grande anno era effettivamente considerato dagli antichi come il tempo che intercorre tra i due rinnovamenti del mondo e va indubbiamente interpretato nella storia dell'umanità terrestre come l'intervallo che separa i grandi cataclismi durante i quali spariscono interi continenti, di cui la distruzione di Atlantide fu l'ultimo. Ma perché Dante colloca la sua visione esattamente a metà del grande anno? Possiamo innanzitutto osservare che, se si prende un qualsiasi punto di partenza nel tempo e si calcola la durata del periodo ciclico a cominciare da quell'origine, si giungerà sempre a un punto che sarà in perfetta corrispondenza con quello da cui si è partiti, giacché è la corrispondenza tra gli elementi dei cicli successivi ad assicurarne la continuità. Si può dunque scegliere l'origine in modo da porsi idealmente a metà di tale periodo. Si hanno così due durate uguali, l'una anteriore e l'altra posteriore, nell'insieme delle quali si compie veramente tutta la rivoluzione dei cieli. Lo si può rappresentare geometricamente, in questo modo. Se il ciclo in questione è il semiperiodo della precessione degli equinozi, e se si raffigura il periodo intero con una circonferenza, basterà tracciare un diametro orizzontale per dividere la circonferenza in due metà, ciascuna delle quali rappresenterà un mezzo periodo, il cui principio e la cui fine corrispondono alle due estremità del diametro. Se si considera soltanto la mezza circonferenza superiore e se si traccia il raggio verticale, questo giungerà al punto mediano, che corrisponde al centro dei tempi. La figura così ottenuta è il simbolo alchimistico del regno minerale. Sormontata da una croce, è il globo del mondo, geroglifico della terra ed emblema del potere imperiale. Quest'ultimo uso del simbolo in discussione autorizza a pensare che esso doveva avere per Dante un valore particolare, e l'aggiunta della croce è giustificata dal fatto che il punto centrale in cui egli si situava corrispondeva geograficamente a Gerusalemme, la quale rappresentava per lui quello che possiamo chiamare polo spirituale. D'altro canto, agli antipodi di Gerusalemme, ossia all'altro polo, sorge il Monte del Purgatorio, al di sopra del quale brillano le quattro stelle che formano la costellazione della Croce del Sud. Là è l'entrata dei cieli, come sotto Gerusalemme si trova l'entrata degli inferi. Il viaggio di Dante si compie secondo l'asse spirituale del mondo. Soltanto di là, in effetti, si possono vedere tutte le cose in modo permanente, in quanto siamo, anche noi, sottratti al cambiamento, e averne di conseguenza una visione sintetica e totale. Dal punto di vista propriamente iniziatico, l'essere deve prima di tutto identificare il centro della propria individualità, rappresentato dal cuore nel simbolismo tradizionale, con il centro cosmico dello stato di esistenza al quale appartiene questa individualità, prendendolo come base per elevarsi agli stati superiori. In questo centro risiede l'equilibrio perfetto, immagine dell'immutabilità principale nel mondo manifestato. Ecco perché Dante, per potersi elevare ai cieli, doveva innanzitutto situarsi in un punto che fosse veramente il centro del mondo terrestre. Se adesso riprendiamo la rappresentazione geometrica di cui ci siamo serviti in precedenza, vediamo che il raggio verticale, che va dalla superficie della Terra al suo centro, corrisponde alla prima parte del viaggio di Dante, cioè alla traversata degli inferi. Il centro della Terra è il punto più basso e non appena viene superato, comincia la risalita, che si compie nella direzione opposta per arrivare agli antipodi del punto di partenza. Per rappresentare questa seconda fase, bisogna dunque prolungare il raggio al di là del centro, in modo da completare il diametro verticale. Si ha allora la figura del cerchio diviso da una croce, ossia il simbolo ermetico del regno vegetale. Ora, se si osserva con uno sguardo d'insieme la natura degli elementi simbolici, si può constatare che essi si riferiscono rispettivamente ai due regni minerale e vegetale. È alla fine della seconda parte,
ossia ancora nel paradiso terrestre, che troviamo la maggior quantità di simboli animali. È necessario aver percorso i tre regni, che rappresentano le diverse modalità dell'esistenza del nostro mondo, prima di poter passare ad altri stati, le cui condizioni sono del tutto diverse. Il centro della Terra rappresenta dunque il punto estremo della manifestazione nello stato di esistenza considerato. È un vero e proprio punto di arresto, a partire dal quale si produce un cambiamento di direzione e la preponderanza passa dall'una all'altra delle due tendenze opposte. Perciò, non appena è stato raggiunto il fondo degli inferi, comincia l'ascesa o il ritorno verso il principio, che segue immediatamente alla discesa. Il passaggio dall'uno all'altro emisfero avviene aggirando il corpo di Lucifero, così da far pensare che la considerazione di quel punto centrale abbia un certo rapporto con i misteri massonici della Camera di Mezzo, in cui si tratta ugualmente di morte e resurrezione. Dovunque e sempre ritroviamo l'espressione simbolica delle due fasi complementari, che nell'iniziazione nella grande opera ermetica, che sono in fondo la medesima cosa, traducono quelle stesse leggi cicliche, universalmente applicabili, sulle quali si basa, secondo noi, tutta la costruzione del poema di Dante.